dichiariamo e manifestiamo il nostro apprezzamento per il lavoro ritenuto minuzioso e ben articolato. Esposto nella relazione inizio mandato, posta questa sera in approvazione e predisposta dal servizio finanziario. Esprimiamo un plauso particolare alla dottoressa Valdetta e a tutti i collaboratori amministrativi. Riteniamo questo documento un utile strumento di analisi e di indirizzo che permette a tutti noi di meglio comprendere le linee generali che caratterizzano e costituiscono la nostra città, articolandosi dalla conformazione del territorio alla composizione della popolazione, oltre naturalmente agli aspetti di bilancio previsionali relativi al 2013, alla situazione economica e finanziaria del nostro comune. Dall'analisi del documento si evince sostanzialmente che la situazione finanziaria del nostro comune non presenta criticità e pertanto non si rendono necessarie manovre di riequilibrio. Rinviando l'effettiva verifica degli equilibri di bilancio entro la fine di settembre per verificare l'effettiva efficacia sulle basi degli effettivi flussi in entrata e in uscita. Altro elemento di riflessione si pone invece con l'analisi del piano triennale delle opere, dal quale si evince la previsione del 2013 dell'investimento di 7 milioni e mezzo per la riqualificazione del sistema viabilistico cittadino, ritenuto da tutti noi oggetto di profondo, indispensabile e urgente confronto politico, stante la scadenza imminente di settembre dettata dagli atti del commissario, e continuando a ritenere, come da noi sostenuto in campagna elettorale, la necessità di un ripristino del tavolo di lavoro col Comune di Rò ed evitare e scongiurare la realizzazione di famigerate soluzioni viabilistiche di attraversamento del nostro territorio. Chiediamo inoltre di meglio comprendere l'investimento previsto nel seminterrato della scuola elementare di Degesi, previsto con una spesa di 1.300.000, e il drastico spostamento al 2015 della riqualificazione dell'ex fontanile di Via Leopardi. Pur ribadendo che non intendiamo assumere posizioni preconcette di contrarietà al governo della città per partito preso, ma al contrario offrire il nostro contributo sulle questioni amministrative all'interno delle sedi istituzionali deputate al confronto, esercitando quelle funzioni di controllo e vigilanza sull'attività dell'amministrazione, tipiche del ruolo della minoranza. In ossequio al dovere di onestà intellettuale, mi permetto di esprimere però un sentimento anche di delusione, per le seguenti motivazioni. Le linee programmatiche si presentano ben articolate, ricche di spunti, di sufficiente serenità finanziaria, si configurano come un elenco di buoni propositi che escludono però arbitrariamente commenti e risposte della maggioranza su argomenti e problemi quotidiani che molti cittadini vivono, in attesa di risposte che tardano ad arrivare e ricordando che noi non siamo diversi dai cittadini ma siamo stati chiamati a rappresentarli, dobbiamo esercitare con responsabilità il mandato ricevuto, stimolando, sollecitando ed evidenziando le istanze e i problemi alla maggioranza. A fronte di quanto dichiarato, ci auspichiamo di ritrovare nei fatti traccia di incisivi programmi a favore della sicurezza dei cittadini, per renderli più sicuri in casa propria e nelle strade della nostra rete. Trovare immediata soluzione alla manutenzione del verde cittadino, elemento di grande insoddisfazione generale, esempio emblematico di degrado urbano, frutto di un cronoprogramma scellerato e inadeguato alla morfologia della città. Affrontare il tema della pulizia della città, esercitata con mezzi inadeguati, con poca sensibilità da parte di alcuni operatori impiegati, e della particolare trascuratezza che caratterizza certe vie delle zone periferiche della città. Molti marciapiedi e piste ciclopedonali sono trasformati in veri percorsi ad ostacoli, invase da rovi e vegetazione trascurata, sia pubblica ma anche privata. Molte strade sono ostacolate da folta vegetazione, i rami invadono le corsie e riducono pericolosamente le carreggiate, oltre ad oscurare e ostacolare l'illuminazione pubblica. Emblematica poi l'immagine di quel lampione posto in via Varzi che da oltre un anno e mezzo illumina il campo di grano e non la strada. Termino l'elenco delle segnalazioni del degrado cittadino che potrebbero, come ben sapete, continuare per molti altri argomenti, certamente a voi tutti noti, auspicando di trovare nell'amministrazione una marcia nuova, senza tentennamenti e decisione, dove il denaro pubblico sia impegnato nel modo corretto per ridare ottimismo e dignità alla nostra città e a tutti quei cittadini che hanno perso certezze e speranze.
Siamo qui chiamati al servizio dei cittadini e della città. Siamo stati eletti per rappresentarli e confidiamo che il sindaco farà quanto nelle sue possibilità per tentare di risolvere i problemi anche piccoli che colpiscono e gravano sulla nostra comunità. Solo così noi continueremo la nostra opposizione propositiva e collaborativa, nell'esclusivo interesse di Arese e dei suoi cittadini. Preannuncio che il nostro voto sarà di astensione, in attesa di vedere attuate le istanze e il reale cambio di marcia promesso dall'amministrazione. Rinnovo il ringraziamento agli uffici che hanno lavorato alacremente per sottoporci la relazione di inizio mandato. Grazie. Grazie consigliere Tinardi. Solo una precisazione, questa era la relazione di inizio mandato dovuta entro 90 giorni, le linee programmatiche, proprio perché è importante, strategiche, che determinano quindi l'indirizzo per questa amministrazione. Abbiamo ritenuto, avendo 150 giorni a disposizione per presentarle, più opportuno rimandarle a un momento quindi più anche magari prevedendo un percorso, un confronto interno ed esteso. Questa è la ragione, questa è la linea di inizio mandato, che hanno proprio lo scopo quello di presentare e prendere atto per noi l'amministrazione nuova insediata quali sono le condizioni e allinearci con la linea della relazione di fine mandato presentata in questo caso dal commissario. Solo per un breve commento, era relativo al fatto che, come è stato chiesto, di impegnare nel piano triennale lo spostamento i soldi che è previsto nel 2014 per quanto riguarda la manutenzione delle case di Repubblica. Questo era un intervento che era già stato programmato parecchi anni fa e poi per ovvi motivi, tra l'altro, erano anche già stati messi a bilancio i soldi disponibili per questo intervento, e vederli ancora una volta slittati di un anno non credo che vi faccia fare bella figura. Perciò io questo discorso lo rivaluterei. L'altra cosa che ho notato in tutto questo bel programma, non c'è nessun tipo di indagine o comunque di lavori per quanto riguarda l'illuminazione pubblica. Cioè io credo che sia giunto il momento di intervenire sull'illuminazione pubblica valutando le opportunità di nuove tecnologie, perché alla fine noi di energia elettrica per l'illuminazione pubblica spendiamo una parte di soldi. Se riuscissimo a ridurre, e c'è la possibilità, vedi i pali con alimentati dei pannelli solari, vedi tante i diodi LED, eccetera, eccetera, però non ho visto nessun impegno da questo punto di vista. Grazie. Grazie, però mi tocca ribadire quello che ho detto in precedenza, cioè non sono linee programmatiche, questa è una fotografia, è una presa d'atto di quello che abbiamo trovato. Queste sollecitazioni le accogliamo, ma fanno parte, diciamo, delle valutazioni politiche che fanno parte delle linee programmatiche e quindi non sono, diciamo, oggetto della discussione di oggi. Grazie. Sì, io volevo comunicare il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico, partendo dal presupposto che questa qui si tratta di una semplice, come ha ribadito il sindaco, fotografia di una situazione, di una presa d'atto, quindi non si fa altro che raccontare quello che siamo adesso, quindi non è che si prendono impegni e non si dà neanche una visione prospettica che verrà data invece nei prossimi consigli comunali, negli atti previsti dalla legge. Quindi anche qui cerchiamo un attimino di tranquillizzare, non diamo neanche un peso eccessivo alle cose più di quello che hanno. Dopodiché mi verrebbe anche da fare una battuta, siamo maggioranza da 2 mesi, ora risolvere i problemi, l'incuria di magari 10 anni, 13 anni, gli ultimi 2 anni e mezzo, in 1 mese appunto mi pare abbastanza difficile, però prendiamo anche nota dei suggerimenti che molto gentilmente ci sono arrivati dall'opposizione. Un commento invece vorrei fare sulla situazione. Innanzitutto voglio ringraziare anch'io, non in modo così tanto per me, in modo convinto, la struttura comunale che, specie nell'ultimo anno, il commissariamento ha seguito passo passo tutte le vicende del bilancio. Per dire che noi oggi ci ritroviamo in una situazione, come dire, positiva rispetto a quella che è della maggior parte dei comuni
italiani. Abbiamo chiuso il bilancio preventivo, oserei dire, in tempi record, quando tutti quanti gli altri comuni stanno cercando di slittarne l'approvazione. Abbiamo una situazione economica che prevede un disavanzo cospicuo di 12 milioni di euro. Si tenta sempre di più di ridurre le spese correnti, gli sprechi e quant'altro, quindi mi pare che ci ritroviamo in una situazione positiva nonostante tutta una serie di incertezze, non da ultima quella dell'IMU. Secondo me il grande impegno politico che anche noi come partito ci prendiamo a livello nazionale, visto che governiamo nelle sedi opportune, è quello di cercare di migliorare e cambiare questo patto di stabilità. Secondo me questo qua è il dato significativo che emerge da questa relazione, che un comune virtuoso paradossalmente risulta essere più penalizzato rispetto ai comuni che magari sono in una situazione più grave. Questo secondo me è veramente una cosa inconcepibile ed sono contento che l'assessore Fellini, assessore al bilancio, anche oggi sia andato a chiedere nelle sedi ANCI questa revisione. Secondo me è davvero questa la grande battaglia politica che tutti quanti i partiti dovrebbero fare. Altre osservazioni non ce ne sono, perché ripeto, sta qua non è nient'altro che prendere un atto di una situazione, e quindi PD voterà convintamente a favore. Grazie. Sì, no, niente, allora volevo esprimere il voto favorevole della Lega, diciamo, alla situazione che è stata illustrata, anche perché la riteniamo una situazione positiva dove avete ereditato, l'avete messa giù nei dovuti modi. Diciamo che io do per scontato quello che diceva il sindaco prima, lo prendo per valido e per buono, anche nello spirito di collaborazione che erano le premesse fatte anche in quest'aula, del coinvolgimento sulle scelte anche da parte di quello che è, diciamo, l'opposizione. Quindi nel momento in cui ci saranno da spendere i soldi, che venga tenuto in considerazione anche il parere dell'opposizione, ovviamente che il tutto vertirà a dare del beneficio ai cittadini, quindi sulla scelta di determinati interventi in determinati settori, voglio dire, anche da parte vostra come da parte nostra, la situazione è evidente per tutti, parchi, viabilità e tutto quanto, e di avere, ovviamente, io do per scontato che il nostro sarà, voglio dire, un interessamento e un coinvolgimento che la maggioranza ne terrà conto. Ecco, questo è un po' quello che le premesse che ci hanno portato a suo tempo a parlare in quest'aula. Grazie. A tutti, allora anche da parte di Arese Rinasce, Unione Italiana, si esprime un parere positivo per quanto riguarda ciò che è stato illustrato, trattandosi di presa d'atto. E volevo anche ricordare che per quanto riguarda i suggerimenti della minoranza, certamente sarà un oggetto di discussione, ma per quanto riguarda nello specifico il verde pubblico, bisogna ricordare che c'era un ricorso pendente per quanto riguarda il Consiglio di Stato, quindi per la manutenzione al penale e quant'altro, quindi bisogna vedere anche le situazioni, diciamo, che riguardano proprio ricorsi o altri atti amministrativi che possono essere postativi. Quindi ribadisco il voto favorevole in quanto si trattava di presa d'atto. Poi per quanto invece riguarda il bilancio, chiaramente il voto è favorevole, considerando che c'è il patto di stabilità che è un vincolo non indifferente, e questo lo posso ricalcare in modo anche piuttosto... Posso rimarcarlo in modo piuttosto veemente, perché io facevo parte dell'ANCI, almeno l'ANCI nazionale, quindi andavo anche all'ANCI regionale, e pertanto io, partecipando a tutte le discussioni riguardo al patto di stabilità, posso dire che è oltre 3-4 anni che si parlava di allentare questo patto di stabilità. Quindi io a Roma vedevo che normalmente i pareri e la forza di impatto dei comuni del nord si spegnevano, poi per una ragione, poi per un'altra, anche perché magari c'erano diversi posti, c'erano di Italia, centro Italia, diciamo, più che altro, vi erano delle situazioni magari di alcuni comuni particolarmente carenti, allora queste realtà si scontravano in un modo non proprio equo. Pertanto il patto di stabilità naufragava sempre, cioè le richieste dei comuni
sempre perentorie, sempre per quanto riguarda gli investimenti e quant'altro, venivano sempre disattesi. Adesso speriamo che qualcosa si stia allargando, perché, o si stia aprendo, perché io sto notando che in questo senso qualche apertura dovrebbe esserci, considerando che il patto di stabilità, come tutti sapranno, insomma, prima era vincolato sui 3 anni, invece da qualche anno questa parte, essendo vincolato all'anno precedente, ha creato degli enormi problemi. Ecco anche perché il comune di Arese, proprio per questo motivo, ha un avanzo cospicuo e non può utilizzarlo nelle spese correnti. Quindi, per quanto riguarda l'ANCI, ovviamente, che è un parere consultivo, è utile che ogni comune faccia sentire la sua voce, però io so benissimo che da 3-4 anni qualcosa poi a Roma si spegne. Speriamo che sia invertita la tendenza. Questo dovevo dire per dovere di informazione. Grazie. Il nostro gruppo intende proprio per spirito collaborativo e soprattutto perché riteniamo che in effetti il vostro insediamento di questa maggioranza sia giovane. Riteniamo di votare favorevolmente a questa relazione, nonostante sia ben chiaro, e questo è stato ribadito forse successivamente, intesa come presa d'atto, perché in realtà nella relazione ci sono diverse incognite, come lo stesso sindaco ha accennato anche sul discorso dell'IMU, quindi di determinate entrate, e nonostante riteniamo che comunque alcuni temi che ha sollevato il collega Bezzinardi incideranno non di poco conto nel bilancio comunale. Quindi ci attendiamo su dei determinati temi importanti che attendiamo tutti noi dell'opposizione e poi della maggioranza di trovare una soluzione idonea per la nostra città, di affrontarli nel modo dovuto. Quindi, come atto di fiducia, noi voteremo favorevolmente a questa presa d'atto. Grazie, buonasera. Anche il gruppo del forum esprimerà un parere favorevole alla relazione di inizio mandato, e desidero anch'io ringraziare la dottoressa Fandella e le sue collaboratrici e collaboratori, oltre che per il lavoro svolto quotidianamente, anche per la preparazione del documento che ha il dono della chiarezza e della sintesi. Non sono comuni. Grazie. Favorevoli? Preci favorevoli, i contrari, gli astenuti e i due astenuti.